Buongiorno Mario. Buongiorno. Qual è la comunità a cui appartieni? Il popolo degli Elfi. Ok. Ti chiediamo alcune informazioni per aiutare chi vuole far nascere una nuova comunità. Come avete ottenuto i permessi per fondare la comunità? In parte abbiamo occupato, in parte abbiamo ottenuto dopo 14 anni di occupazione una concessione da parte della regione, in parte li abbiamo acquistati, perché la comunità si estende su 30 siti, su 30 ubicazioni diverse. Alcuni hanno la struttura di villaggio, altri sono case singole. Ho capito. E all'inizio com'è stata la cooperazione con le autorità locali e le comunità limitrofe? All'inizio è stato scontro duro, perché era territorio che era in mano ai cacciatori. I cacciatori pensavano di poterne usufruire a loro piacimento, anche per il bracconaggio. E quando noi gliel'abbiamo sottratto, perché ci siamo insediati noi, per loro è stato rinunciare a qualcosa. E in tutti i modi hanno cercato di riprenderselo con una concessione da parte della comunità montana per effettuare i lavori, e con, invece cercando di prenderci a noi come i custodi del territorio, ma per il popolamento faunistico venatorio, quindi una, cercare una collaborazione che non era possibile. Quindi noi ci siamo messi davanti alle ruspe dei trattori che loro volevano lavorare i terreni, e li abbiamo rispediti indietro, perché fino a che noi eravamo occupanti, coltivavamo noi, non c'era possibilità per loro di ritornare. E questo ci ha dato ragione. Chiarissimo. Puoi dare dei consigli ai nuovi progetti su come fare i primi passi concreti per avviare un processo di creazione di un ecovillaggio? Passi concreti sono andare a vivere insieme, e non c'è altro modo che sperimentare, che attuare il proprio processo, quindi trovare il posto dove andare a vivere insieme. Si possa essere transitorio finché non si trova il posto ideale, o può essere invece subito perché si ha già la disponibilità di un'azienda, di un fabbricato, la possibilità di vivere insieme in un posto già ideale. E quindi conoscersi e imparare a mediare l'uno con l'altro, a trovare quelle cose che si incontrano più che quelle che ci dividono. La vostra visione, oggi che sono passati degli anni da quando siete partiti, è chiara? La nostra visione è sempre in elaborazione. Cioè, c'è sempre una visione chiara che è quella di base, però poi si viene a modificare col tempo, con l'inserimento di nuovi soggetti, di nuove persone, si propende per esempio a passare dalla fase selvaggia, dove non utilizzavamo macchine agricole di nessun genere, macchine a motori di alcun genere, alla fase in cui abbiamo preso il trattore perché avevamo tanti bambini ed era tempo che sottraevamo i nostri figli, quindi era una necessità, quindi abbiamo dovuto trovare una mediazione. Com'è stata creata all'inizio la visione e quanto importante è per voi averla? All'inizio la visione era semplicemente andare a vivere in campagna, vivere in natura, ed era l'autosufficienza. Dopo era spontanea, non era una visione che era un'elaborazione di ricerca, ma era tutto basato sulla spontaneità. Poi invece, costituendosi dei nuclei abbastanza grossi di persone, c'era necessità di mettere insieme una visione comune. Era una necessità che era impellente, perché dovevamo dare una direzione. E allora, cioè, il nostro orientamento è sempre stato quello di non basarsi sul denaro, di fare un'agricoltura di sussistenza, di rifiutare la concezione del turismo a pagamento, di fare seminari a pagamento, di
sostenerci con delle entrate che fossero basate su fare qualcosa che veniva a essere compensato con il denaro. Quindi l'apertura era la nostra visione più coerente con noi stessi e quindi lasciare spazio alle persone che ci vengono a trovare senza preavviso, senza averci un telefono, senza essere mediati da un'email, però con la spontaneità di accettare chiunque venga. E poi di lì stabilire una relazione che è quella di collaborazione e quella di integrazione delle diversità. Quindi nasce tutto un discorso che è lunghissimo sulla dialettica, sulla nostra elasticità, sul fatto che abbiamo accettato chiunque in un certo momento e poi per restringere in una visione che è dettata da delle regole. E quindi ci siamo strutturati. Come conseguenza, perché eravamo soggetti all'invasione, dove erano più gli ospiti che le persone di casa. Quindi... Come vi siete organizzati finanziariamente nelle fasi iniziali? Nelle fasi iniziali era tutto anch'esso basato sul contributo libero e volontario delle persone. Chi lavorava fuori, chi invece era più sedentario e stava sempre a casa e lavorava negli orti, o ricostruiva le case. Però il contributo degli ospiti era una contribuzione spontanea e volontaria. Oggi chi possiede le strutture? Oggi in parte sono di proprietà, in parte sono ancora in concessione, in parte necessita il rinnovo della concessione perché abbiamo fatto degli abusi edilizi, che non sono tanto abusi ma sono una ricostruzione delle case che erano fatiscenti e in parte sono ancora in occupazione. Chi ha intestato la proprietà l'ha data in gestione all'associazione, perché abbiamo anche due associazioni al nostro interno. Una di ONLUS di volontariato, di utilità sociale, e l'altra invece è un'associazione di tipo non riconosciuto. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della vostra scelta? I vantaggi sono che facciamo una vita libera e spontanea e che non siamo soggetti tanto all'economia di mercato. Gli svantaggi per me non ce ne sono, cioè preferisco questo tipo di vita che non essere subordinato ad un orario, a timbrare un cartellino, a vivere in una città molto confinata dove questi limiti possono condurre una vita libera. Puoi dare dei consigli al riguardo dei nuovi progetti? A riguardo dei nuovi progetti è di averci la visione chiara e di essere coerenti con pausa cross. Quindi di essere coerenti con la visione che si è dati, che si è stabilito insieme e che si basa su un cerchio, sul metodo del consenso, che è la base per una comunità. Oggi come prendete le vostre decisioni? Con il metodo del consenso, dopo che abbiamo sentito tutte le campane, dopo che abbiamo fatto un giro per sapere tutte le informazioni che là le mette a disposizione e dopo aver fatto le proposte, e le proposte si sintetizza una che raccoglie tutti i contributi e poi passiamo al consenso. Il consenso si esprime senza la votazione. E come sono divisi oggi i compiti all'interno della comunità? Sono spontanei. C'è chi fa una cosa, chi fa l'altra e se l'ha scelto in base alle sue attitudini personali. E tutto fluisce in maniera spontanea. Difficilmente ricorriamo all'organizzazione. Quando le cose non funzionano allora si passa ad organizzare. Quindi c'è una grande armonia legata a una vision comune. Sì,
una spontaneità, a non reprimere l'individuo nell'organizzazione. Anche qui mi puoi indicare quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa scelta? Sono cose che si, invece che considerare in antagonismo la spontaneità e l'organizzazione, sono due cose che dovrebbero funzionare assieme, essere complementari. Quindi a volte necessita più uno, a volte necessita più l'altro. Creare questa sinergia è la cosa più importante ed è la cosa anche più difficile, perché c'è chi propende sempre verso l'uno o verso l'altro. Mentre invece sono momenti che sono dialettici, che in base al contesto, in base alla situazione si creano come necessità, come conseguenza. Non è una cosa che stabilisce e rimane ferma e statica per tutto il tempo, è una cosa dialettica. Ci sono dei consigli che potete dare sull'organizzazione economica e del lavoro? Per questo, se uno deve ricavare il sostentamento dall'agricoltura e dalla terra, è molto difficoltoso, a meno che non hai vigneti e che non hai lande di terreno fertile, irrigo, dove puoi fare gli ortaggi, che allora di conseguenza necessita tutta un'organizzazione, una catena che dal produttore al consumatore, dove trovi da mettere sul mercato i prodotti. Mentre invece noi ci siamo basati sulla pizzeria che facciamo nei festival e quello si dà le entrate che ci servono. E chiunque si deve creare una propria autosufficienza anche economica e questo dipende dal terreno, il territorio in cui si vive, non è una cosa che si può stabilire a priori. Che tipo di energie rinnovabili usate? Abbiamo un po' di pannelli fotovoltaici. In quasi tutte le case dove non c'è la luce elettrica ci sono i pannelli fotovoltaici. Poi abbiamo il termosolare, il pannello termico sul tetto che ci riscalda l'acqua. Poi il riscaldamento è tutta legna e c'è le sovrastufe che ti scaldano l'acqua anche quello. Quindi anche nel bagno c'è l'acqua calda che con una stufetta, anch'essa con una sovrastufa che si scalda l'acqua, e tutto è basato sulla legna principalmente. Alle nuove comunità che stanno sorgendo, quali consigli date da un punto di vista energetico? Energetico di consumare meno possibile, di essere sobri nel consumo e di tener conto che quello produce inquinamento. Qualunque scelta tu faccia, hai un tasso di inquinamento che bisognerebbe cercare di eliminare, quindi cioè usare meno energia possibile. Che metodi usate per la risoluzione dei conflitti e per la comunicazione? Usiamo il cerchio come base, sia per prendere le decisioni che per esprimere le nostre emozioni. E sì, invece che contemplarlo nello stesso cerchio abbiamo diviso due cerchi, uno emozionale e uno decisionale. E la risoluzione dei conflitti avviene più nel cerchio emozionale, che poi può prendere diverse forme, perché può essere fatto spontaneamente con il giro del bastone, e senza nessuna struttura, senza limitazione di tempo, oppure si può fare il forum di Zeg, oppure si può applicare l'arte del processo, cioè la democrazia. Questo secondo di chi ha un conflitto può richiedere di usare un metodo o quell'altro. Può anche richiedere un coascolto che sia molto tra le persone che sono interessate, che le persone si siedono uno di fronte all'altro e si parlano con la presenza di qualcuno. Cioè, sono vari metodi e ognuno poi può scegliere, può chiedere di fare un modo o nell'altro. È importante sempre il gruppo che fa da cuscinetto.
Quindi per le nuove comunità non consigli sistemi particolari, ma quelli che sono più vicini alla sensibilità del gruppo che si costituisce. Ogni gruppo deve creare le proprie strutture, le proprie organizzazioni, le proprie modalità, perché è molto dipende dai soggetti, dalle particolarità. E più o meno la linea guida è quella di seguire dei metodi già consolidati, però se uno non li conosce deve approcciarsi, deve conoscerli, deve metterli in pratica, secondo le proprie consuetudini, quelle che sono determinate dalle persone, che sono radicate o sono inventate, o sono molto spontanee, ognuno darà le caratteristiche. Mario, grazie dei tuoi consigli, direi che abbiamo finito, grazie di tutto e grazie anche alla vostra comunità di esistere. Grazie. Ciao. A te. C'era il sole negli occhi.